Ciao a tutti, allora vediamo come usare questo bel mazzolino di fiori di zucchine che mi ha regalato mia cognata, quindi sono bio. Vedete, io ho tolto soltanto il pistillo, li ho lasciati interi, erano belli aperti, quindi si vedeva che erano belli puliti, altrimenti ci fate colare un po' d'acqua per sicurezza se ci fosse qualche formichina, ma questi erano perfetti, quindi non è servito nemmeno lavarli. Bene, non ho messo le dosi perché sinceramente non servono. Ho messo un po' di acqua minerale fredda di frigorifero e con la farina, così ad occhio, perché in base ai fiori che avete vi regolate, poi se serve allunghiamo un pochino. E metto la farina per creare la pastella. Giro semplicemente con una forchetta, ci metto anche un po' di pepe e un po' di sale, la facciamo bella saporita, ma non troppo perché poi vi farò vedere che io ci metto anche le alici, qualche pezzettino di alici. Quindi continuo a girare e a mettere la farina e io direi, vediamo se serve, io direi che così va bene, non deve essere densa densa, leggermente liquida ma non troppo. Questo è il suolo che userò, che non attacca assolutamente, quindi non metto carta forno, metto soltanto un po' d'olio così. E adesso vado a bagnare i miei fiori nella pastella così, non ce ne metto tantissima, quindi la colo anche un pochino e metto fiore per fiore dentro il mio suolo in questo modo. Ok. Ci sono anche altri modi per fare questa pizza di fiori, ad esempio c'è chi ci mette l'uovo oppure chi ci mette un po' di lievito. Ma di solito noi nella nostra zona, che è Castelli Romani, la facciamo così, soltanto con acqua e farina. Oppure c'è chi mette dentro tutta la pastella, tutti i fiori insieme, poi la abbassa con le mani. Ma così vi assicuro che viene benissimo, viene croccante perché dentro il fiore rimane un po' vuoto, quindi c'è meno farina. Ok, continuo fino a che non riempio il contenitore, eccolo qua, abbasso un pochino con le mani, una bella colata di olio Evo, extravergine di oliva, l'olio nostro, e poi adesso se volete potete mettere le alici, altrimenti metto ancora un po' di sale, altrimenti senza alici va benissimo, questo è a vostro gusto. Il forno è già acceso, quindi lo porto a temperatura 180-200 gradi, statico, quindi sotto e sopra. Non ci vorrà molto, una ventina di minuti, eccola qua, guardate com'è bella, guardate sotto, aiuto, scotta, com'è bella cotta, vedete? È cotta benissimo sotto, sia sotto che sopra, se sopra vedete che è meno cotta, alzate un pochino il piano. E tagliamo, naturalmente calda, questa va mangiata calda, è buonissima. Qui ci vorrebbe un po' di prosciutto o anche dei fichi, con i fichi è il massimo, guardate che bella, sentite com'è croccante, wow, che dire, io la mangio subito, un pezzetto me lo mangio subito. Bene amici, un piccolo video proprio breve breve, questo è il periodo dei fiori, quindi facciamo questa pizza di fiori. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!